ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Si è svolto a Sarnano il convegno per presentare l'ambizioso progetto rivolto alla valorizzazione della cittadina termale dei Monti Sibillini attraverso il rafforzamento strutturale del polo turistico. Alla presenza del sindaco Piergentili, del governatore Acquaroli, dell'assessore regionale Castelli e degli architetti e ingegneri coordinatori del progetto, che investe una grande fetta del territorio montano, è stato illustrato l'intervento che riguarda il potenziamento delle infrastrutture in virtù di una destagionalizzazione del turismo. Questa è assolutamente l'occasione che aspettavamo da sempre. Io dico che si sta avverando un sogno, no? Un sogno di avere finalmente un comprensorio in quota che sia a livello dei maggiori comprensori italiani. Quindi siamo convinti di riuscirci, abbiamo le carte in regola, ma vogliamo fare il passo ulteriore e quindi allargarci e consorziarci, come abbiamo fatto, con i comuni che hanno gli impianti di salita, con i comuni che hanno le vette più alte di Sibillini e creare un brand. A quel punto riteniamo che tutto sia più semplice e che tutto ci porti ad avere una dimensione quantomeno nazionale, se non internazionale, di promozione e di appetibilità per il turista. Cultura, tradizione, infrastrutture, innovazione, aspetti da curare per dare dignità e valore a territori già provati dal terremoto, con investimenti importanti e interventi immediati. Si parla di sviluppo della montagna, si parla di investimenti importanti per dare anche continuità alla ricostruzione, si parla di dare dignità a territori che meritano il rispetto per quello che hanno subito, ma soprattutto per il patrimonio che in essi hanno e che va assolutamente valorizzato. La presenza della Regione Marche a supporto di un investimento rivolto a fare sistema con tutto il territorio montano. Siamo qui proprio perché successivamente molti comuni hanno risposto all'appello in occasione della prima disponibilità economica e finanziaria importante, che è quella del contratto istituzionale di sviluppo. Già lì il progetto di Sarnano, che non è solo di Sarnano per le ragioni che vedremo, ha fatto strada e si è affermato come una delle idee che riescono non solo a valorizzare i Sibillini, non solo a rilanciare il sisma, ma anche a creare un sistema verso il quale si sono orientati in maniera molto attenta altri sindaci che, superando le antiche diffidenze, hanno anche voluto sviluppare un accordo, una vera e propria intesa fra sindaci, coinvolgendo coloro i quali sono più vicini alle vette più alte. Architetto, un progetto green per la tutela dell'ambiente, ma per un rilancio della città e del comprensorio. Un progetto che è straordinario per due motivi. Uno, perché come forse hanno detto i progettisti, contiene delle attrezzature di avanguardia di ogni genere. La seconda caratteristica straordinaria è il fatto, a differenza di tantissimi altri progetti finanziati dal PNRR, dalla Regione e dallo Stato, c'è una forte partecipazione privata. E ora siamo giocando tutti e due.